Andiamo allora dal nostro Manuel Codignoni, benvenuto in Moto2, al nostro giovane e brillante collega. Qual è la situazione alle spalle dei Battistrada, Gran Premio della Montagna di Annifo, dove è transitato per primo Mohoric, al secondo posto Villella, al terzo Frapporti? Vai Manuel Codignoni, Moto2. E stiamo scendendo con prudenza ma cercando di non perdere la coda del gruppo della maglia rosa, dove abbiamo visto in precedenza mettersi a tirare gli uomini della Emirates di Fabio Aru. Prima tiravano quelli della Michelin, quelli della Sky, poi c'è stata un'interessante tirata da parte appunto degli uomini del Cavaliere dei Quattro Mori, con lo stesso Fabio Aru nelle primissime posizioni del gruppo, quasi a voler dare un segnale ai suoi avversari, come dire, ho avuto una giornata sfortunata domenica ma quest'oggi ci sono. Tra l'altro vi segnalo nel gruppo della maglia rosa anche la presenza interessante dell'unico velocista superstite, ovvero l'irlandese Bennett della Bora Hansgrohe, che è stato bravissimo a tenere fino a questo momento. Se dovesse arrivare in questo gruppo e se il gruppo dovesse riprendere la fuga, sarebbe senza dubbio un cliente pericolosissimo per il successo finale. A voi. Sì, il crollo di Esteban Chavez, la notizia del giorno, veleggia il povero colombiano che ha accusato problemi fisici di cattiva respirazione, di mal di gola, un ritardo superiore ai 13 minuti. Capitano queste cotte quando non stai bene fisicamente. Questa tappa segnala l'abbandono in pratica di Esteban Chavez, il secondo della classifica. Ci sarà dunque, Antonello Brughini, un rimescolamento di carte, perché tutti scaleranno almeno di una posizione. Assolutamente sì, uno scossone, perché ricordiamo Chavez era secondo in classifica con 32 secondi di ritardo sulla maglia rosa Simon Yates, che continua comunque a pedalare molto bene, veramente in condizione fisica eccellente il corridore britannico, a questo punto il grande favorito del giro. Ricordiamo che Chavez praticamente ha accusato il crollo dopo un'ora di corsa per questa forte infiammazione alla gola. Sono subentrati poi problemi seri, molto seri, di respirazione, e quindi il crollo per lui, insomma, Giro d'Italia finito. Sì, ricordiamo che Simon Yates è andato anche a conquistare con uno sprint degno di Eddy Merckx i punti e i secondi di abbuono per quanto riguarda il Gran Premio del traguardo volante di Sarnano. Attenzione Giovanni, è caduto. Prego. Dumoulin, è chiedo caduto scusa. Dumoulin in discesa, chiedo vai scusa, pure. È caduto Dumoulin, l'abbiamo proprio visto scivolare proprio davanti alla nostra moto, è scivolato in una curva verso destra, ora è ripartito, l'abbiamo visto chiamare l'intervento della Miraia, cerchiamo di seguirlo per cercare di vedere se riuscirà a riportarsi sul gruppo. A voi. Bravo Manuel Codignoni, tempestivo e capace come sempre. Torniamo dal nostro Manuel Codignoni, che sta seguendo il tentativo disperato di recupero di Tom Dumoulin. Vai Manuel. Stiamo cercando di fare slalom tra le ammiraglie, potete immaginare il grande traffico che c'è in coda al gruppo. Abbiamo superato un corridore della Israel Cycling Academy, onestamente in questo momento non riusciamo a vedere Tom Dumoulin, ecco, spunta proprio davanti a noi in questo momento, non ha ancora raggiunto il gruppo, assieme a lui c'è un altro corridore della Education First e c'è anche un compagno di squadra che si è fermato ad aspettare, anzi due, sono in tre della Sunweb che stanno cercando di riportare su Tom Dumoulin, ma ci sono ancora dei secondi, c'è ancora qualche centinaia di metri per riuscire a tornare in gruppo. A voi. E allora, quando mancano poco più di 15 chilometri, tra i corridori davanti, Moric, Villella e Denz, a una 25 secondi, altri due corridori, Henao Montoya e il rosso di buia De Marchi, gruppo maglia rosa che viaggia attorno ai 40-45 secondi. È interessante l'azione dei tre fuggitivi, sanno che qua si giocano una tappa del Giro d'Italia, in questo momento curva a 380 gradi praticamente, torniamo indietro rispetto alla precedente direzione, attenzione, molto prudenti i tre corridori, è sempre Mohoric che imprime veramente un'andatura sforsennata, vuole a tutti i costi arrivare e si vuole giocare questa tappa. Villella leggermente a ruota, cerca di recuperare, lo sforzo fatto in salita, ricordiamo in precedenza si era leggermente staccato. Paico. Sì, torniamo ancora dal nostro Manuel Codignoni per sapere se Tom Dumoulin ha perfezionato l'operazione recupero. L'ha terminata proprio in questo momento, è stato aiutato dal compagno di squadra olandese Omen con il dorsale numero 6, è riuscito a riconquistare la coda del gruppo proprio in questo momento, gruppo che viene tirato dagli uomini della Bahrain Merida di Domenico Pozzovivo in questo momento, gruppo che si è ridotto a una cinquantina di unità, siamo proprio in coda a questo pelotone, ma ripetiamo, Tom Dumoulin è rientrato in gruppo. Paico. Gianni Motta, io ho visto l'attacco Yates, pazzesco. Ha tentato.
esagerato, è normale che fosse così. Perché chi ha la maglia rosa ha esige un carico superiore dal punto di vista psicologico. E vabbè, d'altronde lui cercava di distanziare possibilmente De Mulema, però lì, senti, con De Mulema abbiamo visto l'anno scorso sullo Stelvio cosa ha fatto. Sì, certamente. Quest'anno con un po' più di esperienza, non è che se la prende più di tanto, poi non potevo neanche rischiare troppo in discesa, perché prima mi sembra che ha forato, non è caduto. Ah, una foratura e non una caduta, è l'esperienza di Gianni Motta, pronto con la gomma di scorta a rifornire i corridori. E allora attenzione, perché Moric è avvantaggiato da un tratto in discesa con qualche curvetta, è stato lesto e in questo momento viaggia con un centinaio di metri di vantaggio rispetto a Villella e Denz. Attenzione, perché questo da juniores ha anche vinto un campionato del mondo a cronometro, quindi sa andare anche a cronometro ed è veramente bella l'azione. A 18 secondi comunque non mollano De Marchi ed Henao Montoya, che vedono lì davanti i tre fuggitivi, quindi cercano in tutti i modi di riuscire ad agganciarsi sui fuggitivi. O lo fanno adesso oppure non si riusciranno a farlo più, perché ormai si viaggia veramente ad alte velocità. Sempre Moric con un 50 metri su Denz e altri 20 metri staccato Villella, insomma tutto ancora da fare, Paco. 13 chilometri un po' meno alla conclusione di questa tappa magnifica che arriva a Gualto Tadino, prima volta che la tappa viene ospitata dalla città umbra. Vai Manuel Codignoni. È rientrato nel gruppo della maglia rosa anche Carapaz, che si era staccato, è riuscito a rientrare nell'ultimo strappo subito fuori dal centro abitato di Nucera Umbra. Ora i corridori hanno svoltato verso destra e hanno imboccato la vecchia statale Flaminia che conduce fino al traguardo di Gualto Tadino. Gruppo della maglia rosa allungatissimo, si viaggia ai 70 all'ora, è un continuo saliscendi da qui fino al traguardo di Gualto Tadino. Ora c'è una curva verso destra, fondo stradale abbastanza dissestato e reso viscido dalla pioggia. Ha smesso di piovere, ma nubi nere si addensano proprio all'orizzonte, proprio in direzione del traguardo di Gualto Tadino. Molta attenzione devono fare i corridori in questa fase ad evitare scivolate in questa fase cruciale della gara. Ripetiamo, il gruppo viaggia allungatissimo, si viaggia oltre i 70 all'ora. A voi. Si corre da 5 ore e 50 minuti, 12 chilometri al traguardo di Gualto Tadino, dunque al comando Denz, Villella, Moric, staccati di 29 secondi ci sono De Marchi e Henao Montoya, poi a 1:13 il gruppetto maglia rossa di Simon Yates. Allora Gianni Motta, chi vincerà questa? Per me questi qui forse non dovrebbero riprenderli, perché anche se dietro sono in piena bagarre, cioè Moric, Villella Denz possono arrivare al traguardo? Questo quindi io penso di sì. Mancano 11 chilometri, 12, sono tutti falsopiani, ma dietro c'è bagarre, ma io può darsi che arrivino, può darsi che arrivi. E allora questi continui saliscendi mettono a dura prova Villella, che continua a rientrare e a staccarsi, e ormai comunque si è staccato, credo che sia fuori dai giochi. Tenete conto di solo due corridori, vale dire Moric e Denz. Un Moric veramente scatenato, prima in uno strappo si è alzato sui pedali e ho visto lo sforzo, ho visto in faccia il tedesco della Gilles Desert veramente stringere i denti e perdere addirittura qualche decina di metri. Si è ripreso ed è rientrato, ma è sempre Moric quello che detta il ritmo. Si viaggia adesso in questo momento a velocità molto alte, 60, 55, 60 all'ora, tratto di discesa davanti a me, 10 km all'arrivo, Paico. Torniamo da Manuel Codignoni, che è nato a Gualto Tadino, dunque conosce a menadito queste strade che portano al traguardo della decima frazione, partita da Penne. Dopo 244 km si arriva all'antica Val Tadinum. A te la linea, Manuel Codignoni, qual è la situazione in testa al gruppo dei migliori? E stiamo attraversando il centro abitato di Salmata, sulla nostra sinistra il santuario, il gruppo viaggia in formazione allungata, ma non c'è un grande accordo in testa, non c'è una squadra che tira in testa. Abbiamo visto poco fa un uomo della Lotto Jumbo seguito da un uomo della Bahrain Merida, non c'è una squadra che si sta prendendo la briga di andare a riprendere i fuggitivi, e questo significa che i fuggitivi stessi potrebbero anche arrivare al traguardo. Gli uomini si stanno togliendo, alcuni uomini si stanno togliendo le mantelline antivento e antipioggia, in questo momento non sta piovendo, ma è una strada veramente impegnativa, continui saliscendi. Palco. Ha mollato Villella, De Marchi e Henao Montoya cercano di accodarsi al gruppettino dei due migliori, vale a dire Moric e Denz. Mi sembra il trofeo Baracchi, Gianni Motta. Sì, non è che hanno tanto, hanno 30 secondi dai primi, quindi però è un buon vantaggio. Sì, 40.
può darsi che arrivano. Sì. Comunque Moric ha fatto Moric è stato campione anche di cronometro. Sì. Viene dall'est, ha fame. E poi è logico, è abituato anche un pochino a queste temperature, queste strade. Hai visto Gianni? Adesso si sono parlati addirittura Moric e Denza. Cosa si saranno detti secondo te? Tiriamo, o primo, secondo. Niente accordi sotto banco, assegni, niente. Comunque per fare gli accordi bisogna essere davanti. Perfetto, ecco. Grazie. Allora torniamo in corsa da Massimo Ghirotto quando mancano 8 km e 700 metri alla conclusione. Vai Massimo. E allora in un lungo rettilineo praticamente vediamo quasi, forse anche di più di un chilometro, non ho visto il gruppo praticamente di Manno e Codignoni arrivare, quindi è segno che questi due se la possono veramente giocare. Effettivamente è vero, hanno parlottato, si saranno detti sicuramente non abbiamo nulla da perdere, a sto punto andiamo, vediamo chi vince e poi non so, forse si spartiranno i premi, non credo proprio, qua siamo al Giro d'Italia. Però è capitato anche a me, quando si è così, si guarda un po' di arrivare e poi ognuno se la gioca in volata. Però vi posso dire che Moritz veramente è più scatenato, dà delle trainate veramente importanti, lui ha vinto un campionato del mondo a cronometro, l'ha detto anche Gianni Motta, 8 km all'arrivo, passa davanti appunto Moritz, si sede stallare proprio in centro della strada, butta giù la testa, Moritz guarda sotto la linea, diciamo continua, forse gli dà anche un riferimento, superati gli 8 dall'arrivo. Paico. Manca Villella dal gruppettino dei migliori. Torniamo in corsa dal gruppo Maglia Rosa, dal nostro Manuel Codignoni. Quanto manca per il gruppo Maglia Rosa? Abbiamo appena superato il traguardo dei meno 9, il gruppo occupa tutta la sedia stradale. Confermo che non c'è una squadra in questo momento che intende mettersi a tirare per provare ad andare a riprendere i fuggitivi. Ci ha provato prima la Katiuscia piazzando 3 uomini, ma è stato un tentativo che è stato abortito dopo poche... La ricezione. Per attraversare il centro abitato di Gaifana e da lì mancheranno poco più di 8 km al traguardo di Gualdo Tadino. Il gruppo continua ad occupare tutta la serie stradale, ha smesso di piovere, spunta anche un timido sole, curva verso sinistra, poi controcurva verso destra, ancora rettilineo e leggera salita per il gruppo della Maglia Rosa. Falco. Ricapitoliamo la situazione anche a beneficio dei nostri inviati in corsa, al comando dunque Denz e Mohoric, hanno un vantaggio di 50 secondi sull'altra coppia formata da Henao Montoya, il colombiano, e dal nostro Alessandro De Marchi. Il gruppo Maglia Rosa è a 1:18. A te la linea Massimo Ghirotto. Ecco, allora guarda, noi facciamo un'operazione, ci mettiamo proprio in coda perché ormai il vantaggio è importante, quindi praticamente Villella non li prenderà più, è lì in mezzo e sarà dietro di noi 200 metri, superati i 7 km all'arrivo, ecco praticamente siamo in coda. In questo momento si alza sui pedali Moritz e si rimette a ruota subito il tedesco Denz, il tedesco che abbassa la testa, cerca di fare uno sforzo, non vuole farci sfuggire le ruote perché sa bene che se mollerà Moritz questo non lo vede più, lo vedrà all'arrivo. Comunque i due viaggiano bene, viaggiano insomma con un buon raccordo, stiamo andando in questo momento a 43-44 km all'ora. La strada sale leggermente, circa un 2-3%, quindi questi vanno veramente forte. Palco. In questo momento abbiamo superato, come detto, il centro abitato di Gaifana, ora c'è il bivio per la frazione di Roveto, ma si continua ad andare in leggera salita, il gruppo occupa tutta la sede stradale, i corridori si alzano sui pedali, stiamo viaggiando in questo momento intorno ai 40 all'ora, non c'è la tirata decisiva che potrebbe voler significare intenzione di andare a riprendere il plotoncino in testa, dunque confermo che ce la potrebbe fare. In questo momento appunto il gruppo viaggia intorno ai 40 all'ora, fra poco imboccheranno una leggera curva verso destra e la strada tornerà a scendere. Palco. Massimo Ghirotto, la situazione in testa alla corsa, danno cambi regolari oppure tira più Moritz rispetto a Denz? Beh, diciamo che Moritz è quello che è un po' più generoso, l'ha detto prima, frazione un po' scomposta di Denz, segna che insomma fa più fatica, mentre veramente Matej Moritz, lo sloveno, va forte, credo che sia lui il favorito, almeno sulla carta. Abbiamo superato in questo momento i 5 km all'arrivo, io cerco di girarmi per capire cosa può succedere, ma guardate, io posso dire che questi si giocheranno la tappa del Giro d'Italia. Guarda, adesso Denz scrolla le spalle,
cerca di tenere duro, fa una fatica pazzesca. Siamo leggermente in salita attorno al 3-4%, rapporto 53-17-16-17. Morici si gira, guarda Denz, guarda il tedesco e gli dice: dai forza, andiamo su, dai che arriviamo. Lui è molto furbo, lo sa che questo lo può battere. Insomma, io azzardo, guardando un po' i corridori, poi tutto può succedere, Paico. È un bel duello, insomma, quello tra Moritz e Denz, ma noi andiamo subito in corsa, andiamo da Moto2, Manuel Codignoni. Prosegue la rincorsa del gruppo, dopo un tratto in discesa ora la strada torna a salire all'altezza del centro abitato di Rigali, siamo proprio prossimi allo striscione dei meno 5, dopo un'accelerata ora il gruppo logicamente, visto che la strada torna a salire, torna a rallentare, la stiamo andando intorno ai 42-43 km orari, il cielo come ha detto non sembra minacciare più pioggia in questo momento anche se la temperatura è notevolmente rigida, nelle ultime posizioni del gruppo abbiamo visto a pedalare in precedenza Bennett, vedremo se riuscirà a risalire, ma sembra sempre più probabile che la fuga in realtà possa arrivare. Palco. Allora, situazione, siamo ancora leggermente in discesa, quindi sono continui i saliscendi, posizione aerodinamica, diciamo posizione classica Froome, mettendo il fondo schiena sulla canna del telaio, non in sella, è una posizione che non bisogna assumere, ma ormai ha fatto scuola questa posizione di Froome e tutti la mettono, come dire, in azione. Sempre Moritz che tira veramente forte, adesso si viaggia a 40, anzi si viaggia a 60 all'ora, quindi rapporto pieno 53-11, si gira, si sposta a sinistra e dà il cambio al suo compagno di viaggio Denz, corridore dell'Androni Giocattoli, davanti a me 3 km all'arrivo, Paico. Si corre esattamente da 6 ore e 2 minuti, siamo sul traguardo di Gualdo Tarina, dove adesso per fortuna non piove, è caduta invece tanta pioggia nella parte centrale della mattinata. Meno 3 dunque dal traguardo con i due fuggitivi, adesso andiamo in corsa, andiamo da Manuel Codignoni, Moto2. Il gruppo invece ha attraversato il traguardo dei meno 4 una ventina di secondi fa, gruppo che ha ripreso a spingere forte in questo momento anche perché la strada dopo una rotonda particolarmente stretta, impegnativa e anche pericolosa se vogliamo, la strada è tornata, dicevamo, a scendere ed è rettilinea. Ora vediamo il gruppo che ha ripreso di nuovo una posizione per così dire allungata, sta cercando di guadagnare velocità quando siamo proprio nei pressi dell'inizio del centro abitato di Gualdo Tarina. Falco. 2 km 500 metri all'arrivo, intanto è diminuito il ritardo del gruppo Maglia Rossa, soltanto 50 secondi il ritardo appunto del gruppo della Maglia Rossa, Simon Yates, Gianni Motta. Ce la fanno o no? Visto che sei il nostro opinionista. Sicuramente ce la fanno, adesso vediamo un po' chi vince. Chi vince? Moritz. Chi vince? Io dico Moritz. Dipende un attimo se il tedesco, sì lo so, dipende se il tedesco ha fatto un pochino il furbo, può darsi che sia anche un po' più veloce perché ha tirato tanto Moritz. Sì, tu hai perso tante corse? Due? Una volta io vedi, parla, sei rientrato a Sanremo, è rientrato Bitossi e Gimondi all'ultimo chilometro. E allora lì l'ho persa. E lì l'hai persa, benissimo. 1,8 km alla conclusione, ancora in corsa con Massimo Ghirotto. E allora sempre in coda il duo di testa, già ne diceva se ha fatto il furbo il tedesco, effettivamente potrebbe anche essere, ma nei tratti di salita, caro Gianni, il movimento delle spalle non mi dà l'impressione che abbia ancora tanta benzina spendere. Sicuramente, insomma, il furbo delle volte può anche vincerla. 1400 metri all'arrivo e ci saranno due curve molto importanti, qua bisogna stare molto attenti perché la strada comunque non è ancora asciutta e potrebbe anche così indurre a qualche tranello. Curva a destra ed è Moritz il primo, come dire, a prendere la traiettoria precisa, c'era una striscia pedonale molto importante, curva a sinistra, niente, tutto a posto. Bene. Questi si disputeranno la volata, 1100 all'arrivo, Paco. Allora un flash da Moto2 dal nostro Manuel Codignoni quando manca un chilometro alla conclusione di questa stupenda tappa da Penne a Gualdo Tarina. Vai Manuel, rapidamente. Il gruppo ha appena finito la cosiddetta salita dei fiammiferi, ha svoltato verso sinistra per entrare in quella sorta di circuito che andrà a determinare la parte finale della tappa, 1400 metri al traguardo, gruppo allungato ma oramai la fuga andrà in porto. A sì, voi. Perché mancano soltanto 500 metri alla conclusione, sempre accanto Moritz con la maglia rossa della Bahrain Merida, maglia a strisce della AGDR, la Mondial, al comando Moritz, hanno quasi rallentato, sembra una corsa in pista, mi sembra di rivedere Maspes e Gagliardoni con...
meritano tutte e due. Si meritano tutte e due, ma vincerà uno solo, Gianni Motta. Moric osserva con la coda dell'occhio il corridore, suo compagno di fuga, il tedesco Denz. Si corre da 6 ore, 4 minuti e 20 secondi. Mancano 400 metri alla conclusione e ancora non è stata lanciata la volata. Sempre lo sloveno al comando, il tedesco in seconda posizione lo controlla. Hanno quasi smesso di pedalare, questo probabilmente è anche un errore. È vero che il gruppo aveva 40 secondi, adesso parte Mohoric, Denz alle sue spalle, lo controlla, lo bracca, parte Denz, il tentativo di attacco del corridore tedesco. Moric resiste, ma Denz cerca di affiancarsi a Moric, ha più potenza Denz, ma resiste Moric, bellissima vittoria dello sloveno Moric, meritata, davanti a Denz, il corridore tedesco, e fra poco arriverà il gruppo, ma ci vorrà ancora qualche secondo. Pertanto, dopo aver confermato che ha vinto Moric, in seconda posizione si è classificato il tedesco Denz, la volata con Sam Bennett nelle prime posizioni del gruppo. Sam Bennett, Bennett ancora al comando, lascia poi a Vendrame dell'Androni. Ecco la partenza di Bennett, Bennett che va a cercare punti preziosi per la classifica del Gran Premio dei punti, e si classifica appunto Sam Bennett in terza posizione. Vince Moric, secondo Denz, terzo con un ritardo di una decina di secondi il velocista della Bora Hansgrohe, vale a dire il irlandese. Perfetto, Sam, così, dottor.